canzone. Mi piace più la radio della televisione. La radio è sempre in viaggio, la tele sempre a casa. Se luce minerale torni da poli di casa. Mi piace più la radio della televisione, perché c'è fantasia nell'immaginazione. L'accendi quando vuoi e cambi la frequenza. Invece il teleschermo ti dà la dipendenza. Ciao a tutti, ben ritrovati su Radio Metamuta on the air. Dietro la console virtuale c'è sempre il subpartigiano Simo, sempre supportato dal compagno di questa navigazione folle, Giampa Pro. Noi non siamo nativi tecnologici e questi aggeggi, che pure ci piacciono molto, li frequentiamo a fatica. Spesso ci fanno sudare. Le ultime puntate la tecnologia l'abbiamo patita assai, ma abbiamo la testa dura. La nostra determinazione è un po' come il nostro essere comunisti, è un bisogno, non un vezzo. A noi i poser della rivoluzione ci danno il vomito. O ci sei, e non per finta, oppure sei contro, nessuna mediazione con il disvalore. Come al solito in questa puntata ci sarà tanta musica, ma non solo. In ogni caso, una caratteristica della nostra radio è che musica e pensieri sono sempre ribelli. Anche stasera faremo la lotta contro la censura di Facebook. Loro sono sempre pronti con le forbici per la tutela del dannatissimo copyright. Se bloccano la diretta, noi ricominciamo subito, quindi non ci abbandonate. 5 minuti e torniamo online. In ogni caso, tutta la puntata sarà caricata alla fine della diretta sul nostro canale YouTube. Sei all'ascolto di Radio Metamuta on the air. Idee e musica per la resistenza umana. Iniziamo con un brano tratto dall'ultimo album di Fabrizio Tavernelli, un nostro amico che ha scritto pagine di raffinata intelligenza musicale con testi di una potenza davvero unica. Da Homo Dystopiens, ultimo album uscito nei primi mesi di questo maledetto 2020, questa è Cose sull'orlo. Conquistano
resistere di andarsene e di portarsi via gli dèi.
tutte le volte che devo parlare della musica di Fabrizio, non riesco a trovare le parole giuste che in qualche modo definiscono la sua musica, se non raffinata e intelligente. Io penso che Fabrizio abbia queste due caratteristiche in maniera forte. E abbiamo fatto anche un'intervista a Fabrizio che è presente sul nostro canale YouTube e sempre di Fabrizio, quando suonava e cantava negli AFA, gli Acid Folk Alleanza, un gruppo emiliano nell'orbita dei Dischi del Mulo e del consorzio produttori indipendenti, quello di Giovanni Ferretti e Massimo Zamboni. All'epoca scrisse questa Il complesso del maledetto, tratta dal loro album Fumana Mandala del 1995. In questo brano c'è un gioco di parole davvero intrigante tra il sostantivo latino conno, l'organo sessuale femminile, e Sean Connery, che ci ha lasciato pochissimi giorni fa. Il 28 di ottobre, 3 giorni prima della sua morte, avevamo presentato nella puntata precedente a questa il tema di James Bond, suonato al sax da John Zorn con i suoi Naked City. Oggi lo ricordiamo con gli AFA, questo è Il complesso maledetto. Maledetto, ma non posso io il complesso bere. Maledetto, ma non posso io la turba del.
Questo 2020 è davvero un anno di merda. Ci tocca ricordare anche un altro grande uomo. Il 2 novembre 1940 nasceva a Roma Gigi Proietti. Il 2 novembre di quest'anno, nel giorno del suo 80° compleanno, se n'è andato. Era un grandissimo attore. A tutti amici della Metamusa Online, avrei voluto essere nel Mugello insieme al sub partigiano Simo per condividere magari una puntata insieme ed essere accanto come si dovrebbe essere tra amici, tra persone che condividono delle robe insieme, ma non ci è possibile perché siamo praticamente di nuovo in lockdown e quindi niente, la distanza purtroppo ci tiene lontani. Volevo però parlare di Gigi Proietti e volevo dire che queste persone che hanno lasciato una roba così grande attraverso la loro vita, le loro opere, il loro viso, il loro sorriso, i loro occhi, mi fanno pensare a quanto invece ci siano tante persone che sono nei posti più importanti al comando dei governi, non solo in Italia, e che differenza enorme ci sia tra gli occhi, il sorriso, il modo di parlare, il modo di vivere di una persona come Gigi Proietti o di Ezio Bosso, un altro che ci ha lasciato quest'anno, o di tanti artisti belli che ci gratificano con la loro presenza in questo modo e a quanto niente ci sia dietro gli occhi, la bocca, le parole di tanti politici che infestano la nostra vita. E io vorrei solo che noi ci rendessimo conto di questa cosa qui e che noi dobbiamo esigere che a rappresentarci ci siano delle persone degne. Tante, troppe volte si dice dobbiamo votare questo, turiamoci il naso, chiudiamo un occhio, chiudiamone due. No, non va bene. Noi dobbiamo rappresentare chi dobbiamo votare, che ci rappresenta, e non turarci il naso in continuazione. Dobbiamo trovare il coraggio di mettere nei posti importanti delle persone che siano veramente onorevoli, che siano veramente onorevoli nella loro vita, nel loro modo di esprimersi, nel loro modo di parlare. Non ne posso più, e credo che molti di voi non ne possano più, di sentire solo slogan, urli, insulti.
Io voglio vedere il sorriso di Gigi Proietti, voglio sentire le sue poesie in romanesco che risvegliano quella parte lontana delle mie origini romane e che tanto adoro questa roba di prendere per il culo la vita, ma non con superficialità, sempre con una profondità, ma nello stesso tempo una leggerezza, una voglia di vivere, una voglia di condividere le cose belle. Ecco, semplicemente volevo dirvi queste cose e niente. Simo, spero quanto prima di poter raggiungere il Mugello e di poter fare una puntata con te e poi di andare giù al bunker e suonare insieme a te Dante con la Colina e tornare a essere umani, esseri umani. Ok, un abbraccio a tutti, a presto, ciao. Qui di seguito un monologo del maestro al quale siamo particolarmente affezionati. Lo avevamo mandato in onda anche nella puntata del 25 aprile. Lo riproponiamo oggi per salutarlo. Che la terra ti sia lieve, Gigi. Mio padre è morto partigiano a 18 anni, fucilato nel nord, manco so dove, perciò non l'ho mai visto. So com'era da quello che mia madre mi diceva. Giocava nella Roma primavera. Ma l'altra notte, mentre che dormivo, sarà stato, ma 2 o 3 notti fa, mi è parso da svegliarmi all'improvviso e di vederlo, come fosse vero. Sulla faccia c'aveva un gran sorriso che spandeva una luce, come un cielo. Ammazza come dormi, mi ha strillato. E era proprio lui, ne so sicuro, lo stesso della foto che mia madre teneva sul commò, dietro a una frunna di Parma tutta secca, benedetta. Un ragazzino che ride in camiciola, col fazzoletto rosso sulla gola. Ma siccome io sognavo i sogni miei, per la sorpresa gli ho chiesto: ma chi sei? So tuo padre, mi ha detto lui, ridendo. Forse che ti vergogni alla tua età di chiamarmi col nome di papà? No, papà, ti chiamo come hai detto, mi fa ride vedette al naturale. Scusami tanto se mi trovi a letto, che vuoi sapere? Non me la passo male. Non so un signore, ma un po' me ci avvicino, 32 anni, davanti c'ho una vita. Ancora non è chiusa la partita, lo sai? Da quando mamma si è sposata con mio padre, che invece è mio padrino, credo 7 anni dopo la tua morte. E qui l'ho visto che stringeva gli occhi, come quando c'è il sole troppo forte. Scusa papà, credevo lo sapessi. Ma lui ridendo, senza farci caso, mi ha risposto spavaldo, spensierato. Ma che ne so di quello che è successo? Io sono rimasto come collassato. Quando giocavo al calcio. E mica mi stancavo. Giocavo con tua madre. E l'abbracciavo. Giocavo con la vita. E non volevo. Con i nazisti però non ci giocavo, perché io lottavo, lottavo, lottavo. Poi mi ha toccato i piedi 30 a letto, che mi ha fatto venire quasi un infarto. Mi ha fatto un gesto come a dire: sei arto. Senti, mi dice. Mo che sei cresciuto, se non t'offendi, prima d'andar via, mi sai di che ne hai fatto della vita che t'ho data, giocando con la mia? Voglio sapere, sto mondo l'hai cambiato? Sto gran paese l'avete trasformato? L'uomo nuovo è nato o non è nato? In qualche modo ci avete vendicato? E rideva, con gli occhi, coi capelli, sembrava quasi lo facesse apposta. Ne sfotteva, capito, quel puzzone, rideva. E aspettava la risposta. Ma tu che vuoi con tutte queste domande? Mo perché sei mio padre, t'approfitti. Tu m'hai da rispettare. Io so più grande. Vabbè che adesso accampi i diritti perché sei partigiano, fucilato, ma se mi fai svegliare io ti rispondo. Basta solo che arrivi io fiato. Certo che la vita è migliorata. Hai pure fatto l'avanzata. Travolgente, hanno scritto sui giornali. Meglio così, mi fa. Si vede che è servito, vedi, quando che mi hanno fucilato, non ho strillato le frasi dell'eroe, pensavo a voi.
che sullo stesso campo avreste certo vinto la partita, pure che io perdevo il primo tempo. Ma un momento, papà, te spiego meglio. Non è che avemo proprio già risolto, nella misura in cui ci sta il risvolto. E allora quel ragazzo di mio padre che stava a pettinarsi nello specchio si rivolta, mi fissa e mi domanda: ma insomma, adesso il popolo comanda. Qui sono zompato subito sul letto, con una mano tenevo la mutanna, con l'altra cercavo di toccarlo ma non potevo perché... E allora gli ho parlato, perché mi ha presa come una malinconia. Non volevo che se ne andasse via prima di sapere bene com'è stato. Sei ragazzo, papà, come te spiego, non puoi capire com'è che cambia il mondo, ci vuole tempo, per tempo se li magna, li sogni nostri. Io sai che faccio? Aspetto. Tutto quello che viene, io l'accetto. Siamo contenti se la Roma segna, li compagni sono tanti, i sordi pochi e non ci sta più tempo per i giochi. Sempre quelli ti strappano le penne, ma tu non puoi capire, sei minorenne. Se eri vivo ti davano 30 anni, meglio che torni, papà, meglio che torni da dove sei venuto, perché quelli che t'hanno fucilato, proprio quelli, qui te fanno morire tutti i giorni. Lascia perdere, papà, qui non è aria, siamo cresciuti. Non siamo più bambini. Torna a giocare con altri ragazzini che hanno fatto come hai fatto tu. Noi siamo... seri. E non giochiamo più. A sto punto mio padre si è stufato, ha fatto che spallucce, che saluto. Si è rimessa in saccoccia la sua gloria e voltate le spalle se n'è andato, ripetendo nel vento la sua storia. Ma che ne so di quello che è successo? Io sono rimasto come mollassato. Quando giocavo, giocavo al calcio. E mica mi stancavo, giocavo con tua madre e l'abbracciavo, giocavo con la vita e non volevo. Coi nazisti però non ci giocavo, perché io lottavo. Questa puntata è iniziata con i necrologi. Se ne vanno i grandissimi e non possiamo che renderle loro omaggio. Fra pochi giorni, il 29 novembre, ricorreranno i 10 anni dal volo di Mario Monicelli, uno dei più grandi registi italiani. Un uomo dalla schiena diritta, che fino in fondo ha rivendicato la sua libertà, quando si è reso conto che non c'era più niente da fare per combattere il cancro, ha deciso di lanciarsi dalla finestra dell'ospedale dove era ricoverato, visto che questo stato bigotto e ossequioso delle peggiori morali cattoliche impedisce ancora oggi l'eutanasia. Questa è una sua breve dichiarazione sul concetto di speranza, atteggiamento che lui detestava e che, come lui, anche la meta muta non sopporta affatto. Maestro. La speranza di cui parlate è una trappola, è una brutta parola, non si deve usare. La speranza è una trappola inventata dai padroni. La speranza è quella di quelli che ti dicono che Dio, state buoni, state zitti, pregate, che avrete la vostra riscatto, la vostra ricompensa nell'aldilà. Tanto perciò adesso state buoni, ci sarà l'aldilà. Così dice quello, state buoni, tornate a casa, sì, siete dei precari, ma tanto fra 2 o 3 mesi vi riassumiamo ancora, vi daremo il posto, eccetera. Sì, state buoni, vanno a casa e stanno tutti buoni. Abbiate speranza, mai avere la speranza è una trappola, è una cosa infame, inventata da chi comanda. E come finisce questo film, maestro? Come finisce? Non lo so, finisce... Ma io spero che finisca in una specie di, quello che in Italia non c'è mai stato, una bella botta, una bella rivoluzione, rivoluzione che non c'è mai stata in Italia. C'è stata in Inghilterra, c'è stata in Francia, c'è stata in Russia, c'è stata in Germania, dappertutto meno che in Italia.
Quindi ci vuole qualche cosa che riscatti veramente questo popolo che è sempre stato sottoposto. Sono 300 anni che è schiavo di tutti. E quindi se vuole riscattarsi, il riscatto non è una cosa semplice, è doloroso. Esige anche dei sacrifici, se no va dalla malora per come sta andando, ormai da 3 generazioni. In onore del maestro, Andrea Pino, il frontman degli Zen Circus, ha dedicato il suo album di esordio da solista. Il brano che dà il titolo al disco del 2013 si chiama Testamento e racconta proprio dell'ultimo atto di libertà di Mario Monicelli. È stato Carmelo Bene. Nel 1977 ha prodotto una pièce teatrale per voce e percussioni dedicata a 4 poeti russi morti suicidi dopo aver creduto in modo viscerale nella rivoluzione di ottobre ed esserne stati traditi.
da quattro modi diversi di morire in versi, poesie di Bloch, Pasternak, Jesenin e Majakovskij, questa è L'uomo nero, scritta poco prima del gesto estremo da Sergei Jesenin. Amico mio, amico mio, sono molto molto malato, non so io stesso da dove provenga questo male, se sia il vento a fischiare sulla buona e deserta campagna, o se l'alcol sconvolga i cervelli come un boschetto a settembre. La mia testa sventola le orecchie come un uccello le ali, non ha più la forza di dondolarsi sul collo. Un uomo nero, 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 un uomo nero siede sul mio letto, un uomo nero, non mi fa dormire tutta la notte, un uomo nero muove un dito sul libro abominevole e con voce nasale come un monaco sopra un defunto mi legge la vita di un furfante ubriacone incutendo nell'anima angoscia e sgomento. Un uomo nero, nero, nero. Ascolta, ascolta. Mi rabormottando, ci sono nel libro molteplici piani e pensieri bellissimi. Abitava quell'uomo nella contrada dei più tremendi banditi e ciarlatani. A dicembre in quella contrada la neve è diabolicamente pura e le bufere mettono in moto allegre con occhio. Era quell'uomo un avventuriero, ma della specie migliore, più alta. Era elegante e per di più poeta, benché d'una forza non grande ma spigliata. Ed una certa donna di 40 anni e passa chiamava puttanella e insieme sua diletta. Da felicità. E gli diceva, e destrezza di mente e di mani, tutte le anime maldestre ebbero sempre fama di infelici. Non fa nulla se molti tormenti arrecano i gesti ambigui e bugiardi. Fra tempeste e bufere, nel gelo della vita quotidiana, nelle perdite gravi e nella tristezza, mostrarsi sempre sorridenti e semplici è l'arte suprema nel mondo. Uomo nero, tu non osi altrettanto, che mi importa della vita, un poeta scandaloso, leggi ad altri, ti prego, il tuo racconto. L'uomo nero mi guarda fissamente e gli occhi gli si coprono d'un vomito azzurro, quasi volessi dirmi che sono un ladro e un furfante, che impudente e spavaldo qualcuno ha derubato. Amico mio, sono molto, molto malato, non so io stesso donde provenga questo male, se sia il vento a fischiare sulla vuota e deserta campagna, o se l'alcol sconvolga i cervelli come un boschetto a settembre. E l'uomo nero ancora, togliendosi il cilindro, getta il soprabito con noncuranza, viene a sedersi sulla mia poltrona. Ascolta,
ascolta ignorandola, fissandomi in viso, e si piega sempre più vicino. Io non ho mai visto mai nessun furfante soffrire di un'insonnia così stupida e vana. Supponiamo che io mi sia sbagliato. Stanotte c'è la luna. Di che altro ha bisogno questo piccolo mondo ubriaco di sonnolenza? Forse con le sue grasse cosce lei verrà di nascosto e tu rileggerai la tua languida lirica sfiatata. Io amo i poeti. Razza divertente, ritrovo sempre in loro una storia che al cuore è ben nota, come una studentessa pustolosa, un mostro dei lunghi capelli, che te parla del cosmo, grondando languore sessuale. Non so, non ricordo, in un villaggio, forse a Kaluga, ma forse anche a Riazan, in una semplice famiglia contadina viveva un ragazzo di gialla chioma con gli occhi azzurri e divenne adulto e per di più poeta, benché di una forza non grande ma spigliata, e di una certa donna di 40 anni e passa, chiamava Puttanella e insieme sua diletta. Uomo nero, sei un ospite pessimo. Questa fama da tempo ti circonda. Vado in collera mio furio e il bastone mi vola diritto sul suo muso alla radice del naso. La luna è morta, alla finestra intepidisce l'alba. Hai tu notte, perché è tanto scompiglio? Io sto in cilindro, con me non c'è nessuno, sono solo, è uno specchio. Infranto. Non è nuovo morire in questa vita, ma vivere non è neppure nuovo. Chi di primitivi e di spiritualità se ne intendeva assai era Pierpaolo Pasolini. La sera del 7 febbraio 1974 la Rai TV trasmise un nuovo breve documentario intitolato Pasolini e la forma della città. Nelle ultime immagini, mentre si chiudeva il documentario dopo aver camminato nervosamente tra le dune di Sabaudia, all'improvviso Pasolini si fermò, esponendo alla telecamera il pallore di un volto sofferto e scavato e denunciando con assoluta sincerità e asciutta drammaticità, decisamente inabituali per i telespettatori di allora e anche di quelli di oggi, l'appiattimento culturale, la devastazione estetica e l'imbarbarimento civile a cui ci avrebbe inevitabilmente portato la società. Questa società dei consumi concepita dalla Repubblica post-fascista e in generale da tutti i regimi democratici contemporanei. Questo è Pasolini. Eccoci di fronte alla struttura, alla forma, al profilo di un'altra città, immersa in una specie di grigia luce lagunare perché intorno ci sia una stupenda macchia mediterranea. Si tratta di Sabaudia. Quanto abbiamo riso noi intellettuali sull'architettura del regime, sulle città come Sabaudia. Eppure adesso, osservando questa città, proviamo la sensazione assolutamente inaspettata.
la sua architettura non ha niente di irreale, di ridicolo. Il passare degli anni ha fatto sì che questa architettura di carattere littorio assuma un carattere, diciamo così, tra metafisico e realistico. Metafisico in un senso veramente europeo della parola, se ricordo, mettiamo certe pitture metafisiche di De Chirico. È realistico perché, anche vista da lontano, si sente che le città sono fatte, come si dice un po' retoricamente, a misura d'uomo. Si sente che dentro ci sono delle famiglie costituite in modo regolare, delle persone umane, degli esseri viventi completi, interi, pieni nella loro umiltà. Come ci spieghiamo un fatto simile che ha del miracoloso? Una città ridicola, fascista, improbabilmente ci sembra così incantevole. Bisogna esaminare un po' la cosa, cioè Sabaudia è stata creata dal regime, non c'è dubbio, però non ha niente di fascista in realtà, se non alcuni caratteri esteriori. Allora io penso questo, che il fascismo, il regime fascista, non è stato altro in conclusione che un gruppo di criminali al potere, e questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente, non è riuscito a incidere, nemmeno a scolpire lontanamente la realtà dell'Italia. Sicché Sabaudia, benché ordinata dal regime secondo certi criteri di carattere razionalistico, estetizzante, accademico, non trova le sue radici nel regime che l'ha ordinata, ma trova le sue radici in quella realtà che il fascismo ha dominato tirannicamente ma che non è riuscito a scalfire. Cioè è la realtà dell'Italia provinciale, rustica, palo industriale, eccetera, eccetera, che ha prodotto Sabaudia e non il fascismo. Ora invece succede il contrario, il regime è un regime democratico, eccetera, eccetera, però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere della civiltà di consumo, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari, togliendo realtà ai vari modi di essere uomini, che l'Italia ha prodotto in modo storicamente molto differenziato. E allora questa acculturazione sta distruggendo in realtà l'Italia. E allora io posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle società di consumi che sta distruggendo l'Italia. E questa cosa è venuta talmente rapidamente che in fondo non ce ne siamo resi conto, è avvenuto tutto in questi ultimi 5, 6, 7, 10 anni. È stata una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi distruggersi, sparire, sparire. Adesso, risvegliandoci forse da questo incubo e guardandoci intorno, ci accorgiamo che non c'è più niente da fare. Quanta bellezza, quanta capacità prefigurativa aveva quest'uomo, a noi ci manca tantissimo Pierpaolo Pasolini. Dicevamo della spiritualità e dell'essere primitivi prima, e ancora da Fumana Mandala gli Afa ci presentano questa tribale rappresentazione della spiritualità contemporanea. O forse no, poi Fabrizio mi dirà cosa ne pensa. Questa comunque è moderno primitivo. Sulla mia percezione, guarisci nei miei
su testo Angie Bermude, Haiti, Brasile, Monte Sant'Angelo, Tibet. Cerco ovunque il magnetismo, una forma di occultismo, cerco ovunque il magnetismo. Esoterico che faccio partorire il mio lato più misterico, pozione, la mia nuova posizione, dose per capire il senso delle cose, intruglio per sciogliere i nodi del quotidiano garbuglio, amuleto, questo è il tuo potere, questo è il mio segreto. Tante, adoro l'animale e sfuggo la fattura, che terribile sciagura neopagano, io placco gli elementi col tuo cuore in mano. E se vuoi te lo giuro assicuro, col computer avremo dinosauri nel futuro. E se vuoi te lo giuro assicuro, col computer avremo dinosauri. Sapevano che eravamo semi, insieme contro le nocività del capitale. Della gente che sa amare, il mio mitra un contrabbasso che ti spara sulla faccia, ti spara sulla faccia, cioè che penso. Allora, sto leggendo un libro davvero interessante, si intitola Teoria della classe disagiata di Raffaele Alberto Ventura. A parte che è miele per le mie orecchie sentir citare costantemente Jean Baudrillard, un sociologo francese di assoluta e originale capacità di analisi, imperdibili i suoi testi, il primo con un titolo assurdo che si intitola Per una critica dell'economia politica del segno, e l'altro è dello scambio simbolico e la morte. Sono due testi secondo me bellissimi, ma il testo di Ventura è comunque davvero intrigante. È una interessantissima lettura delle dinamiche del sistema di dominio, della sussunzione al capitale e della perdita di senso di quella locuzione tanto amata dai servi collusi, che va sotto il nome di ascensore sociale, per il quale si auspica che le generazioni, di generazione in generazione, si riesca a migliorare il proprio status, per cui io sto meglio di mio padre, mio figlio dovrebbe star meglio di me. È una puttanata sesquipedale. Ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana, ci hanno illuso di poter partecipare al banchetto, in realtà strisciamo sotto il tavolo a raccogliere le briciole.
Vi leggo uno dei passaggi più significativi di questo libro, che vi invito comunque a leggere perché è veramente interessante. Ventura dice: è questa dunque la legge della classe disagiata, uno su mille ce la fa, e gli altri 999? Gli altri sono vittime collaterali di un sistema che ci ha messo tutti in concorrenza, ma oggi ha sempre meno da offrire. Abbiamo creduto di poter ignorare la contabilità e inventarci una vita all'altezza delle nostre aspirazioni. Troppo ricchi per rinunciare alle nostre ambizioni, ma troppo poveri per realizzarle. Oggi ci troviamo a contemplare l'estensione del nostro fallimento. Alla soglia di un'età adulta, che sembra non arrivare mai per davvero, tenuti in vita artificialmente da patrimoni familiari, dalle bolle speculative o dal welfare pubblico, forse anche dalla potenza militare traballante della NATO, che ci protegge dall'invidia dei dannati della Terra, ci accorgiamo di aver sprecato un'enorme quantità di risorse per partecipare a una competizione che non potevamo vincere. Questo invece è Zygmunt Bauman, che nel suo Dentro la globalizzazione afferma: se tra i nostri antenati filosofi si ponevano la questione se si lavorasse per vivere o si vivesse per lavorare, il dilemma che più spesso si sente rimuginare oggi è se si abbia bisogno di consumare per vivere o se si viva per consumare. Qualora si sia ancora capaci di separare il vivere e il consumare e se ne senta la necessità. Lo scopo del gioco del consumo non è tanto la voglia di acquisire e possedere, né di accumulare ricchezze in senso materiale, tangibile, quanto l'eccitazione per sensazioni nuove, mai sperimentate prima. I consumatori sono prima di tutto raccoglitori di sensazioni, sono collezionisti di cose solo in un senso secondario e derivato. Se vi ricordate, la puntata scorsa citavamo Martin Luther King, che a proposito delle rivolte e dei saccheggi durante le rivolte parlava esattamente di questa cosa. Meta muta. Intanto una dimensione femminile, perché crediamo che sia l'essere donna a poter dare prefigurazione di cambiamento reale. Poi meta, intesa come prefisso a significare cambiamento e superamento dei limiti, come per il metalinguaggio. Ma anche mutamento, quindi muta, esortazione a modificare e modificarsi senza indulgere nell'apologia dell'esistente. Ma muta è anche il rinnovamento, il cambio di pelle, l'ecdisi che scandisce l'evoluzione e la crescita che avviene sbarazzandosi del vecchio per darsi rinnovate sembianze. E ancora la meta come obiettivo da raggiungere e da non compromettere con pregiudizievole anticipazione, quindi muta, finalità non dichiarata. Ma mai muta come silente acquiescenza, quello no, zitti mai. Bene, sembra che negli States ne avranno per settimane prima di risolvere la questione delle presidenziali. Fuori da ogni dubbio, se Trump sparisce, il pianeta intero ringrazia. Altrettanto fuori da ogni dubbio, Biden sarà un altro che spala carbone nella fucina del Capitale. Non ci sarà da esserne felici. In fondo aveva ragione quel grandissimo scrittore che era Mark Twain.
se le elezioni servissero non ce le lascerebbero fare, non ci lascerebbero votare. E in questo mi distanzio un po' da quello che ha sostenuto prima Giampaolo, ma viva Dio siamo diversi e ci vogliamo un sacco bene lo stesso, ma io non credo molto nella rappresentanza politica, non credo molto nelle elezioni, la politica la si fa in prima persona, ci si mette la faccia, un po' quello che stiamo facendo noi di Radio Metamuta, sia io che Giampaolo facciamo molta politica in questo modo e non soltanto, ma nella rappresentatività, nella democrazia rappresentativa ci credo un po' poco. Anche Bukowski ne aveva detta una definitiva: la differenza tra dittatura e democrazia è che in democrazia prima si vota e poi si prendono ordini, in dittatura non dobbiamo sprecare il nostro tempo andando a votare. In ogni caso, la noiosissima battaglia per le presidenziali americane ci ha davvero nauseato. I'm so bored with USA, questi sono i Clash. Boxy baseball shirt. I'd rather wear nothing but look like I'm ready to fight. I'm so bored with the USA. I'm so bored with the USA. You want to have to? The West Coast, they must be mad. They make a thousand LPs a week. The Watergate tape. All through the new age, I hope nobody escapes. I'm so bored of the USA. I'm so bored of the USA. You what you gonna do? I'm so bored of the USA. Che si comandi in questi periodi tristi, veniamo a parlare di Covid. Anzi, noi ne parliamo un po' diversamente, forse, perlomeno ci proviamo. A noi piace parlare delle speculazioni politiche sul Covid. Ci hanno rinchiuso un'altra volta e noi stiamo buoni. Staremo a casa, distanziati, con la mascherina, con le mani screpolate dall'uso compulsivo della mochina. Noi non neghiamo il virus, noi però siamo stufi di politici che non sanno cosa fare, sputtanano miliardi in cose inutili, non si occupano delle cose da fare, non si prendono le loro responsabilità, non hanno assunto personale per le scuole, non hanno reso agibili strutture per la didattica, non hanno ampliato e resi sicuri i trasporti, non sono intervenuti sulla medicina di territorio, la medicina di base, quindi tutto il discorso del tracciamento dei positivi ad opera dovrebbe essere ad opera comunque del medico di base, non c'è, ed è il più grosso fallimento sanitario di questa pandemia. Adesso i ragazzi stanno a casa, privi della loro principale libertà, quella di avere una vita sociale,
e non ci vengano a raccontare che è per un breve periodo e che l'emergenza richiede sacrifici. Sono decenni che ci avete imposto i sacrifici. Sono decenni che non vi curate dei capisaldi della civiltà, sanità e istruzione. Lo avevano ben capito i padri costituenti e con la riforma della scuola e delle università e con la legge 833 del 1978 che ha istituito il sistema sanitario nazionale ci eravamo andati vicini ad essere uno Stato civile. Poi i tagli indiscriminati, poi l'apoteosi del capitale. Con la cultura non si mangia e la salute ha un costo. Fine della civiltà. Non ci resta che una reazione psicotica, come ci suggeriscono i Cramps, qui dal vivo ad Amsterdam nel 1990. We'll be right back.
E visto che siamo in tema di turbe psichiche, dopo la reazione psicotica dei Cramps, ecco a voi il brano culto dei Black Sabbath. Questa è Paranoid in una versione live del 1974. Once again, Black Sabbath. Quanto mi mancavano i vostri commenti, Fabio e Giovanni, veramente tanto, e sono contento di ritrovarvi qua, davvero davvero felice. Facciamo ancora un tuffo nel passato, molto passato direi, a metà tra i 70 e gli 80. Qui c'è una versione di un brano dei Doors che vede praticamente sia in veste di produttore che in veste di performer live il tastierista della band californiana. Nel 1980 esce infatti Los Angeles, album d'esordio della band X. Eccoli dal vivo, feat. Ray Manzarek, il brano è Soul Kitchen. So I walk in and X is into the second song of the set and they were just incredible, man. We'll be right back.
entriamo nella fascia progressive psichedelia. La settimana scorsa abbiamo mandato un brano della produzione più recente di Robert Wyatt. Qui invece Wyatt, prima del suo maledetto incidente che lo ha reso paraplegico, suonava ancora la batteria nel gruppo che ha fatto la fortuna di un intero movimento, la Scuola di Canterbury. Questi sono i Soft Machine, il brano del 1968 è Save Yourself. Your light on, and if my
You're the strangest thing, yeah. Abbiamo iniziato oggi con il pezzo di Fabrizio Tavernelli che durava più di 10 minuti, abbiamo passato diverse musiche e anche i pezzi teatrali che duravano molto, siamo una radio difficile, siamo inascoltabili, non ce ne frega niente, ci piace essere un po' fuori dagli schemi, il mainstream non ci piace affatto. Adesso entriamo nella zona rossa, quella... non quella di Conte, non quella che ci impongono con il DPCM, ma quella che potrebbe portare al taglio dei vigliacchi censori di Facebook. Se non ci hanno ancora censurato è stato per puro caso. Con i prossimi due pezzi siamo ad altissimo rischio. Il primo è tratto dal live The Lamb Lies Down on Broadway dei Genesis, con ancora la voce il divino Peter Gabriel, 1975, questa è The Carpet Crawlers. There is lines roll under my naked feet. The feeling soft and warm gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures trapped in mirth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture, a chord in celluloid. There's no hiding in my memory, there's no room to avoid. The crawlers cover the floor in the red ochre corridor. For my second sight of people, they've more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is winking, closing on the board. The carpet crawlers heat their collars. You gotta get in to get out. Gotta get in to get out. We gotta get in to get out. There's only one direction in the faces that I see. It's upward to the ceiling where the chamber's said to be. Like the forest fight for sunlight, it's rooted in every tree. We are pulled up by the magnet, believing they're free. Carpet crawlers, they're callers. We gotta get in to get out. We gotta get in to get out. Superman and held in kryptonite. And the wise and foolish virgins giggle, their bodies glowing bright. And soon enough, a harvest feast is lit by candlelight. It's the bottom of a staircase that spirals out of sight. The carpet crawlers heat their collars.
dopo i Genesis non potevamo non passare i Pink Floyd, il band attratto dal loro disco di esordio The Piper at the Gates of Dawn 1967, con ancora quel geniaccio di Syd Barrett alla chitarra. Ma questo è un live dove già Barrett è sostituito da Gilmore in un concerto a Roma del 1968. Il brano è Interstellar Overdrive. Loro sono i Pink Floyd. Thank you.
questi ultimi brani siamo scivolati fuori dalla forma canzone per addentrarsi all'interno di opere musicali davvero più complicate e magari anche poco digeribili. Però io devo dire che con questa questione della radio per me è stata una riscoperta, andare a ricercare musica che non ascoltavo da anni e recuperare delle chicche, perché quelle che vi ho appena passato sono delle chicche. Soft Machine, i Genesis, Pink Floyd fanno parte della storia della musica fuori da ogni discussione. È incredibile come il maestro censore di Facebook ci abbia voluto bene. Allora vi svelo un po' l'arcano, perché mi lamento sempre di questo copyright. Una volta avevo fatto quasi una mezza puntata per spiegarlo, ma ci si ritorna sopra volentieri su questa questione. Per fare queste puntate io devo bypassare il copyright. Lo faccio generalmente scegliendo dei pezzi live, perché gli algoritmi che utilizzano per fare la scansione sui pezzi probabilmente non riconoscono sempre i pezzi se sono suonati dal vivo. Prima di fare la puntata carico tutti i brani che ho scelto su YouTube, e se passano su YouTube già sono tranquillo, perché così almeno nella puntata registrata che poi carico sul tubo non ci sono problemi. Qualche volta invece Facebook queste cose ci mette i bastoni tra le ruote, per cui interrompe la diretta, perché si vede che gli algoritmi che utilizza Facebook sono diversi e un pochino più stringenti rispetto a YouTube, e quindi tocca ripartire tutte le volte per interrompere la diretta e rifarla ripartire un'altra volta, e poi censurano la parte d'audio che loro scoprono violante i diritti di autore, ma vadano a cagare. Va bene, anche per oggi chiudiamo la nostra diretta, ci vediamo presto sempre qui su Facebook e sul podcast, sul canale YouTube della Metamuta on the Air. Il subcomandante Simone Giampabrò vi salutano. Mi piace ancora di più perché libera la mente. Allora. Prendi uno zippo, vieni a bruciare la villa di Pippo. Prendi uno zippo, vieni a bruciare la villa di Pippo. Diamogli fuoco alla villa, dai, fagli saltare la villa. Saluto tutti, ma soprattutto Fabio e Giovanni, che sono sempre con noi. Entra nelle case e parla direttamente, ma sono radio libera. Comunque stasera ho visto girare un bel po' di gente, c'è stata una discreta affluenza rispetto alle ultime puntate che si piangeva, se era sempre in due o tre. Oggi ho visto girare un bel po' di persone, una media decisamente superiore alle aspettative normali di questa radio. Siamo residuali noi, siamo una radio di nicchia. Ciao! Vieni a bruciare la villa di Pippo.